a tutti ragazzi, io sono Nico del gruppo di Bunny Mania, siamo su tutti i canali tematici, YouTube, Facebook e Instagram. Oggi siamo qui perché ho avuto un piccolo problema con la mia plafoniera, una Hydra 32HD, e quindi sono pronto per lo smontaggio. Volevo condividere con voi lo smontaggio e la problematica perché potrebbe servire a più gente. Magari dare una mano a chi è poco esperto dello smontaggio per quanto riguarda questo tipo di articolo e magari risparmiare qualche piccolo soldino. Naturalmente non dimenticate di iscrivervi al nostro canale e di mettere un like sulle nostre pagine. A breve partiremo con lo smontaggio. Naturalmente per lo smontaggio darò più spazio al prodotto che al mio volto, quindi inquadrerò solamente la plafoniera e il suo smontaggio. Sentirete comunque la mia voce in sottofondo che vi illustrerà lo smontaggio e i vari pezzi e le varie problematiche. Passiamo allo smontaggio del prodotto. La problematica che è in corsa alla mia plafoniera è la seguente: delle colature sulle lenti. Come vedete, le due lenti della plafoniera hanno delle colature, delle bruciature sulla parte dei vetrini, quindi adesso controllerò se realmente per un problema di calore si sia sviluppato il problema e quindi sia inerente solamente il discorso delle lentine o se sia inerente anche alla bruciatura dei LED. Prendiamo la chiave Torx dalla T30 e procediamo nello smontaggio della plafoniera. Le viti sono 4 e sono molto semplici da smontare, come potete vedere alla fine ci vuole poco per poterle smontare e dare la possibilità di visionare l'interno. Vi farò comunque vedere anche un'altra problematica che potrebbe avvenire e che a me è successa dopo l'acquisto online della suddetta plafoniera, cioè quella della mancata accensione della plafoniera stessa. Con LED, una volta accesa la plafoniera, il LED della pulsantiera praticamente mi lampeggiava rosso e azzurro e quindi di conseguenza riportava il problema che non c'era comunicazione con i cluster e quindi diceva di rivolgersi in assistenza. Smontando la plafoniera, invece, mi sono accorto del vero e proprio problema quale fosse. E durante questo video vi enuncerò anche quel tipo di discorso, così potremo visionare una cosa e l'altra. Scusate, ma alla fine quando si è da soli, è così, ecco fatto. Un attimino, facciamo vedere un po'. Togliamo la piastra. Allora, per quanto riguarda il discorso che prima denunciavo, è praticamente il problema dei cluster della mancata accensione. All'interno tra i due cluster c'è una piastra. Questa piastra, che vedete qui al centro, praticamente ha quattro piedini di connessione. Questi quattro piedini, se la piastra di collegamento non è ben fissata, durante il trasporto la mia aveva subito un distacco dalla parte dei collegamenti, quindi di conseguenza io non sapendone nulla all'interno della plafoniera avevo questa piastra staccata e mi lampeggiava il LED azzurro e rosso. Che cosa ho fatto? Ho aperto, ho visionato che la piastra era mal collegata e l'ho delicatamente schiacciata verso i collegamenti, richiuso la plafoniera e la plafoniera andava da Dio. Non c'era più il lampeggio che c'era all'inizio. Questo è il primo problema che io ho risolto un annetto fa. Adesso passiamo invece allo smontaggio. Vediamo se è la stessa T30. Sì, confermo, è la stessa chiave anche per quanto riguarda i vetrini. Adesso visioniamo. Ne smonto uno, così vi rendete conto e ci rendiamo conto insieme se la mia ipotesi è veritiera e sono solamente i vetrini che sono
hanno avuto la problematica della bruciatura. Per quanto si vede, il vetrino presenta la suddetta bruciatura, la colatura verso l'esterno. Adesso smontiamo anche l'altro per visionare che i LED siano tutti integri, dopodiché, eventualmente questa è la problematica, si passerà alla richiesta dei nuovi vetrini che verranno facilmente rimontati con molta facilità nella mia plafoniera Hydra 32 HD. Naturalmente questo è un video esplicativo che spero che serva a parecchi di voi per evitare magari spese improvvise o spese non congrue. Da quello che vedo, i cluster sono perfetti, come vedete non hanno subito nessuna bruciatura e quindi la mia ipotesi era giusta. Sono i vetrini che hanno avuto un surriscaldamento e quindi si sono bruciati. Per questo video è tutto, io passo all'ordine dei nuovi vetrini, vi auguro una buona serata. Naturalmente non dimenticate di iscrivervi al canale e niente, che vi devo dire? Buon riff e a presto su Bunny Mania. Arrivederci.